Il 12 gennaio la dirigenza del Teramo andrà in Procura federale a spiegare le motivazioni che hanno portato sulla scrivania della Coaps una documentazione incompleta per poter dare l'ok al passaggio delle quote. Cosa mancava? Il certificato penale del DG Luigi Coni e una lettera bancaria. La società aveva prodotto un'autocertificazione dei carichi pendenti di Coni in attesa del certificato penale richiesto, che il club ha fatto fatica a reperire a Roma per lungaggini burocratiche. Per quanto riguarda la lettera bancaria, invece, secondo quanto spiegato dalla società, l'istituto di credito di Orvieto si sarebbe rifiutato di redigerla secondo la forma prevista dal modello della Federcalcio. Al termine dell'istruttoria, la Procura federale ha dato la possibilità al Teramo di inviare memorie difensive o presentarsi di persona a fornire le spiegazioni del caso, opzione quest'ultima scelta dal club e che si concretizzerà appunto il prossimo 12 gennaio. Dopo questo passaggio la giustizia sportiva deciderà se chiedere di archiviare il procedimento o deferire la società biancorossa con conseguente rischio di ammenda o penalizzazione. Il Teramo conta di risolvere la questione e uscirne solo con un'ammenda, ma la penalizzazione è un'ipotesi non smentita dalla società ma che in questo frangente spera di evitare. Per quanto riguarda invece il mercato, dopo la partenza di Piacentini verso Modena la pista Mare Lungo pare essersi raffreddata e non poco. Il Teramo, se farà qualcosa davanti, lo farà andando a prendere Filippo D'Andrea, 23enne, punta del Seregno, in prestito dalla Salernitana. Proprio la questione societaria del club Granata, salvato last minute dall'imprenditore Danilo Iervolino prima di essere escluso dalla Serie A, è in fase di riassetto dirigenziale come prevedibile, soprattutto per quanto riguarda la figura del direttore generale Fabiani. Il dirigente, il giorno successivo all'acquisizione della Salernitana da parte di Iervolino, con una telefonata all'amministratore unico in carica Marchetti, avrebbe annunciato le sue dimissioni. L'attuale massimo dirigente del club le avrebbe rigettate, invitando Fabiani a presentare le dimissioni non appena si insedierà la nuova proprietà. Ma con l'avvento probabile di Walter Sabatini le questioni mercato potrebbero essere ridefinite e la posizione di D'Andrea rivista. Il Teramo osserva consapevole che ha la necessità di intervenire soltanto dopo aver compreso quale sistema di gioco adottare per la fase 2 del campionato. La chiusura col 3-5-2 contro l'Entella è stato un esperimento o la prova generale del futuro? E se è stato all'anticamera di quello che sarà, cosa serve al diavolo per rimodellare l'organico? C'era l'idea di rimpinguare il reparto arretrato, mentre nelle prossime ore arriverà l'ufficio di Forgione. La società punta sul recupero di Rossetti in mediana, che sarebbe un acquisto già in casa perché il centrocampista dopo l'operazione sta affrontando la fase di recupero ed un elemento su cui poter fare affidamento. Oggi nuovo giro di tamponi, il ritorno in campo è comunque fissato tra 10 giorni e tempo ce n'è per recuperare chi, e sono molti, oggi causa Covid non può essere arruolabile. La ripartenza però sarà tutt'altro che morbida perché al Bonolis arriva il Modena e a Matteo Piacentini sembrerà, colori della maglia a parte, che non sia cambiato davvero nulla.